non me l'ha mai leccata in 2 anni perché non mi piaceva. Ok. Tipo, mi sono stra incazzata, ho detto, ma cioè, nel senso ti fa schifo? Cioè, E tu glielo dicevi proprio io tipo. un Benvenuto player, benvenuti players, benvenuti tutti quanti in questo nuovissimo episodio di Seducimi. Il podcast numero uno in Italia che ti aiuta a migliorare in ambito sentimentale. Qui è Kita che vi parla. E qui è Johnny. E oggi siamo qui con le nostre amiche Serena Ciao. e Valentina. Ciao a tutti. Benvenute ragazze. Come sempre, Players, vi ricordo che trovate i loro profili social nella descrizione di questo video. Quindi andate lì, cliccate e trovate l'Instagram, eccetera, eccetera, delle nostre signore di oggi. E oggi parleremo di un topic un po' forte che potrebbe toccarvi, farvi un pochino male, perché oggi, players, parliamo di perché le donne ti lasciano. Ma ovviamente qui su Social Players facciamo le cose fatte bene, quindi andiamo a snocciolare per bene questo argomento, perché altrimenti potremmo dare una risposta un po' superficiale e quindi no, noi non siamo fatti così. Quindi, Infatti. player, se tu sei stato lasciato qualche volta nella vita, sei stato col cuore spezzato, fai molta attenzione, segui questa puntata dall'inizio alla fine perché potrai capire molte cose. Oppure, se sei in una relazione, dici: ah, ho Ah, paura di vero. perderla. Qua capisci che cosa magari evitare di fare, oppure cosa fare per. Ok, quindi o in una futura relazione. Quindi questo video a prescindere ti servirà. Bene, quindi partiamo, signorine, con la primissima domanda. Quindi vi chiedo innanzitutto quali sono gli errori classici dei ragazzi durante una relazione. Quindi siete insieme a questo ragazzo, pensateci, ok? O le vostre passate relazioni Magari o esatto. frequentazioni che avete avuto, eccetera, eccetera. Quali sono stati gli errori dei ragazzi che hanno fatto durante la frequentazione, durante la relazione, che vi hanno portato a pensare, secondo me è il momento di dire basta con questa situazione qua, meglio stoppare, eccetera, eccetera. Chi ce l'ha? Vai, Vale. allora, dar tutto per scontato è la prima cosa che è proprio, cioè, fa calare tutto, proprio darmi per scontata, dire beh, tanto è qua, tanto non le dimostro più, tanto il mio l'ho già fatto, e svaccarsi un po', star lì, tipo, non so, non curarsi più, ma anche non curare più la relazione, tipo, all'inizio si fanno cose speciali, si esce a cena, ci si ritaglia al momento, cioè, bisogna comunque curare una relazione perché sennò non va avanti. Alla fine una pianta la lasci là, Bravissima. muore, è la stessa cosa. Quindi non, magari non dimostrarmi più affetto, non dimostrarmi più quello che provi, non dirmi quello che provi, perché dici, boh, tanto lo sa, tanto gliel'ho detto 1.000 volte. Sì, non darmi più attenzioni, oppure non ascoltarmi, non so, magari io mi lamento di certe cose e non mi hai per il culo. Non mi hai per il culo? Non mi hai A per il modo di dire culo? che No, no, voglio significa che capire. cosa? Eh? Che non mi hai per il culo. Cioè, tipo, non mi Che non mi ascolti? stai cagando. No, è di Trieste questo. Sì, non mi hai per il culo. È un modo di dire, No! sì. Sì, che non mi stai calcolando. E magari, non so, ti parlo e non mi ascolti e poi io mi incazzo e inizio a tenerti il muso per questa cosa qua, tu non lo capisci. Ma ci sono un sacco di motivi, pure non mi scopri più, come è successo a me. Ok, adesso pian piano andiamo a snocciolarli uno per Ok, uno, se vai. per te quali possono essere gli errori classici dei ragazzi durante una relazione che poi ti portano a dire basta? Concordo abbastanza con Vale su tutto ciò che ha detto e soprattutto quei piccoli cioè dei piccoli gesti, delle piccole cose che possono essere un piccolo regalino, anche non di tanto valore, però qualcosa che vedi, dici ti ho pensata. Comunque cercare sempre di dare attenzione, di far sentire importante la persona con cui stai. E sì, il fatto della sessualità, di non dare per scontato il fatto che, vabbè, me la dai, oppure il fatto anche di anche un po' di corteggiamento a volte viene a mancare dopo un po' di tempo e si perde un pochino la passione, mentre sarebbe bello magari cercare anche qualcosa di diverso su cui giocare, ci si può parlare, si può magari sperimentare cose nuove,
perché comunque dopo un po' magari è sempre quello. Però sì, di solito viene a mancare proprio il corteggiamento, no? Una donna si sente meno corteggiata, voi sapete che là fuori altri, non dico 50, ma almeno 10 ne ha che la corteggerebbero. E quindi devi sempre magari farla sentire importante una donna, farla sentire un po' la principessa, un pochino desiderata anche, perché sennò la relazione va un po' a sciuparsi, ecco. Ok, ne avete snocciolati un po' di motivi, qui ne abbiamo un po' anche noi, oltre a quelli che avete detto voi. Proviamo a vedere un po' come si gira la situazione. Uno, si lascia andare e si trascura, quindi ingrassa, magari non corre dietro ai suoi obiettivi, non si prende più cura di sé come una volta, come all'inizio, eccetera eccetera. Cosa dici su questo? Sì, questo succede spesso sia da parte dell'uomo che della donna. Il fatto di avere una relazione non significa che tu non esista più come persona al di fuori del mondo, cioè comunque la tua donna o il tuo uomo ti deve guardare e desiderare sempre, e non è solo una questione di aspetto fisico, è una questione anche proprio di autostima, di non lo so, di coinvolgimento, è una questione di modo di fare, cioè del fatto di, cioè, ti desidero, ti voglio, so che mi desideri e so che mi vuoi, che è molto importante comunque per mantenere alta la passione all'interno di una coppia. Essere sempre anche desiderabile, sì. In primis per se stessi, no? Sì, esatto. Ok, poi abbiamo detto quello che ha detto Vale, ce l'abbiamo scritto anche qua: dare per scontato la ragazza e cadere nella monotonia, quindi non le fai più provare emozioni come durante magari i primi appuntamenti. Quindi qua ce l'abbiamo. Poi ne abbiamo un altro: durante una relazione essere troppo gelosi e possessivi. Cosa ne pensate della gelosia eccessiva? Allora, della gelosia in generale. È una cosa che non ho mai sopportato e per fortuna tutte le relazioni serie che ho avuto, sono tre, nessuno era geloso. Per fortuna mi sono trovata ragazzi che non erano gelosi, comunque parlavamo di tutto, io raccontavo loro tutto, loro mi raccontavano tutto, io potevo uscire con le mie amiche o anche con i miei amici e lui poteva uscire con le sue amiche o amici, cioè non c'era nessun tipo di problema, io potevo andare a ballare senza di lui poteva andare a ballare senza di me. Per fortuna magari c'erano altri aspetti che non andavano, tipo che non mi scopavano più, però per quanto riguarda la gelosia, per fortuna non mi è mai capitato nessuno che mi facesse scenate, ed è una cosa che, cioè, ringrazio veramente. Che hai già visto altre coppie magari. È una cosa che non sopporto. Quanto brutto è. Perché io non sono per niente gelosa, cioè io voglio poter vestirmi come mi pare, uscire, se voglio uscire con le mie amiche ci esco, cioè non, se mi devi limitare, che relazione è? Cioè la relazione è qualcosa che deve darmi qualcosa in più e non limitarmi. Però ci sono tante mie amiche anche che loro stesse sono super gelose e mi dicono no, il mio ragazzo non esce da solo, cioè anche se esce con i suoi amici devo esserci anch'io perché da solo non esce. Cioè che roba è? Cioè non è mica un cane, cioè non è mica di tua proprietà. Tu non sei gelosa? Cioè, no. Per niente. No. E al contrario invece, per te un ragazzo che magari è troppo bisognoso di attenzione durante la relazione, poco indipendente, magari addirittura dimentica amici e familiari pur di stare con te, questo secondo te è un errore oppure è una cosa che è positiva? No, secondo me è un errore, perché una persona comunque deve avere una propria vita, una propria esistenza, una propria identità e delle proprie comunque passioni al di fuori di quello che è la relazione con me, perché altrimenti quella persona io la vedo solo come qualcuno che si annulla e non diventa, cioè non è più una persona ma diventa una parte della mia coppia, cioè della mia persona. No, non mi piacerebbe, perché guarda, mi è successo proprio con l'ultima relazione che gli ho detto, cioè io non ho bisogno di un pappamolla così, cioè, io ho bisogno di una persona con i coglioni, quindi non venire qua a fare il giochetto con me di piangerti addosso che tu non sei sicuro e tutto, perché a me queste cose qua non piacciono, perché ti vedo come una persona di poco polso, di poco carattere, poco determinato nella tua vita e in quello che vuoi fare, negli obiettivi che vuoi perseguire, perché dopo è tutto il contesto a cui vai attorno quando vedi una persona che si annulla per un'altra. È proprio il contesto, dici ma allora scusami, questo se gli arriva un'occasione lavorativa nella propria vita, cioè non prende la palla al balzo, non prende un'iniziativa, no,
rimane magari nella sua comfort zone sicura, mi annullo, faccio, sto con le orecchie basse, faccio quello che mi viene detto e non vado magari oltre per cercare. Secondo me è proprio una questione mentale che io almeno associo alla, al fatto di non avere i coglioni. Mm-hmm. Poi non lo so, sì, se è sì, così di essere oppure insicuro. No. Ah. Però io ad esempio sono un pochino gelosa, però a me piace che mi fai un pochino ingelosire. Tipo, faccio un esempio. Perché non, allora, non mi piace essere data per scontata, come al tempo stesso non piace quando so di avere per scontato una, in pugno una situazione, una persona. Perché comunque sta anche un pochino lì, no? Nel pepe della relazione. Il fatto che comunque magari posso stare con una persona che vedo che viene guardato da altre persone, un pochino mi dà fastidio, ma un pochino mi piace, come al tempo stesso spero di essere lo stesso per il mio lui, in quel caso lì, perché comunque mi piace comunque essere desiderata, desiderabile, perché lo vedo e un pochino che lui si ingelosisca e mi dice ma cavolo ti stanno guardando tutti, perché mi piace, dico ah sì cazzo, sono una strafiga, hai capito? E secondo me un po' di sana gelosia ci vuole, però non deve essere assolutamente troppo, perché anzi mi è capitato di vivere relazioni in cui stava diventando molto problematica la situazione, l'ho vissuta molto 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 male e ho avuto anche casi di mie amiche che non potevano truccarsi troppo, vestirsi troppo attillate, perché appunto il ragazzo diceva oddio no, perché ti guardano tutti e sei tu che ti metti nella condizione di farti guardare perché ti piace essere guardata. Sì, e allora? Che poi, se posso dire, cioè, nel senso, alla fine vengo a casa con te, cosa che esatto, qual è quello, cioè, no, ma anzi, guardarmi tutti, però alla fine anzi, io vengo da te. In realtà fa anche più piacere se il partner è desiderato è da gioco. Altri, dici, sì. Ah, lo guardate, guardate che figo che è, che in gamba che è, che intelligente, vieni a casa con me, coglioni, esatto. Capito? Esatto, 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 infatti Non capisco chi è troppo geloso e al tempo stesso anche chi se ne frega proprio totalmente. Secondo me è un pochino, è un bel gioco da fare, diciamo, quello del guarda quanti mi guardano. Come altro errore abbiamo inserito il diventa sottone, o meglio, tendenzialmente sappiamo che la maggior parte dei ragazzi, poi delle ragazze, poi ci possono essere le eccezioni per carità, però la stragrande maggioranza delle ragazze, se becca un ragazzo sottone, tende a dire no, non intraprendo una relazione perché non è che apprezzi chissà quanto l'uomo sottone. Quindi gli uomini tendono all'inizio di una relazione a fare tutti quelli che magari gestiscono, provano a essere coloro intraprendenti, eccetera, eccetera. Appena la ragazza dice va bene, dai, stiamo assieme, l'uomo capisce di ok, tra virgolette, è mia, che poi non è il discorso di essere mia, però vabbè, qua si aprirebbe tutto un altro topic. Trono, esatto. Però nel momento in cui capisce che la relazione diventa una relazione con quella donna, si sottonizza, quindi inizia poi a perdere, a fare di tutto per te, perdere il rispetto per se stesso, fa tutto quanto lui e la ragazza in questione per la relazione non deve più alzare un dito. Cosa ne pensate di questa cosa qua? Vai, vale. Sottone. Ok. Cosa vuol dire? Ok. Cioè, cosa significa esattamente? Uno zerbino. Ah. Cioè, un ragazzo che... Che sta sotto. Sì, ma non sessualmente. Sì, che sì, è... no, immaginavo. Un ragazzo che fa tutto per te. Cioè, che mette te sopra un piedistallo e praticamente rinuncia alla sua indipendenza, rinuncia alle sue idee, ai suoi valori e è molto accondiscendente. Fa praticamente tutto per te, tutto ciò che vuoi. Ma dice sempre di sì, è sempre disponibile, ti lava i piatti, ti cucina, va a buttare giù la spazzatura. E non perché realmente lo vuole fare, ma esatto. Lo fa in funzione della relazione, o meglio, mettiamo caso che tu sei amante delle mostre, dei musei, ok? Tu dici sono amante delle mostre, sì sì oggi andiamo alla mostra del museo, magari a quel ragazzo la mostra fa schifo, esatto. Ma lo fa e si sottonizza perché la relazione. Cioè lo fa per te. Capito? Ma è lo stesso discorso che facevamo prima, che alla fine bisogna avere una propria identità, è giusto che ognuno abbia la propria vita, le proprie passioni, avere degli obiettivi, migliorarsi, crescere, imparare, eccetera. È giusto andarsi incontro, è giusto, cioè, venirsi incontro
però non è giusto fare di tutto per quella persona, sì. Cioè, mancarsi di rispetto, perché annullarsi. Annullarsi, cioè è giusto venirsi incontro per dire a me piace fare una cosa, a te piace un'altra, ok, stavolta mi sacrifico tra virgolette io, la volta dopo bravissima, ti sacrifichi tu, bravissima. Però non è giusto che uno o una faccia di tutto solo per far andare avanti anche perché cosa, cioè. Anche perché questo è un grande problema degli uomini soprattutto, che quando entrano in una relazione tempo x mesi mettono il culo seduti sul divano e non fanno più un cazzo e diventano estremamente sottoni perché hanno paura di perdere la ragazza, perché dicono se io le dico di no a ciò che lei mi chiede, se io non la tratto come una principessa, come una regina e non faccio tutto per lei, la ragazza mi darà un calcio nel culo. Il punto qual è? Che più tu fai così, più dimostri di non avere personalità, più dimostri di essere uno smidollato, e più tu uomo mi dimostri di essere uno smidollato, più io non sono più attratta da te e quindi più ti do un calcio in culo. E questo è un grande problema degli uomini, concordate? No, a me personalmente non è mai successo in prima persona. Uh-huh. Però diciamo, cioè, se mi dovesse succedere non è una non mi attrae uno che non ha le che sue è tipo idee. Il mio schiavo, cioè, esatto, bravissima, il suo nel schiavo. Senso, se voglio uno schiavo mi prendo lo schiavo, ma cioè devi essere mio complice, non mio schiavo, cioè è giusto che ci trattiamo bene, che ci rispettiamo, entrambi, che facciamo di tutto, un 50 e 50. Che io mi sacrifico, che tu ti sacrifichi, che abbiamo degli obiettivi anche assieme, costruiamo qualcosa, però non è giusto che tu fai tutto e io non faccio niente, cioè tratto così. Anche perché non sei uno schiavo. Esatto. Ok, quindi Sera, vuoi dirci qualcos'altro? No, sì, è anche difficile secondo me provare attrazione proprio per una persona che reputi uno smidollato, uno mollusco, senza coglioni, perché quello è proprio difficile per una donna. Cioè, perdi il rispetto per lui a momenti, no? Sì, dici, puoi esatto. per piacere prendere posizione, ma per la tua vita. Sì, esatto. Perché poi si riflette su di me. Anche perché ti dice molto sull'atteggiamento di questa persona nei confronti proprio della vita. Allora se domani il tuo capo ti dice da 40 ore a settimana che devi fare, me ne fai 50, vabbè, te le pago lo stesso 40, va bene. Fai il culo, gli dici che va bene, cioè ti fai trattare così dalle persone nella tua vita. No, non va bene perché mi dai proprio poca sicurezza. Invece devi avere comunque le palle, devi quindi voi, sapere quello che vali. Ok, quindi preferite un uomo che appunto sia molto smidollato, molto che segua la corrente, sia molto accondiscendente nei vostri confronti, uno che magari ogni tanto prenda anche una posizione e per assurdo, non dico che crei uno scontro, ma faccia valere le sue idee nei vostri confronti a tal punto di dire no, questa cosa non mi va bene, questa cosa non mi piace. Sì, se è quello che veramente pensa, sì. Mm-hmm. Sì. Perché comunque è giusto che una persona, se non si sente a suo agio, non si sente bene in una determinata situazione per quello che sta succedendo, è giusto che ne parli. E poi magari si può arrivare ad un compromesso se veramente ci si vuole bene e si hanno dei progetti insieme. Si dice, ok, allora io sto sbagliando questo perché ti faccio sentire in questa maniera. Mm-hmm. Ok, cosa posso fare io per te e tu per me per venirci incontro in una situazione che non fa stare bene te e di conseguenza a me? Quindi sì, piuttosto sì, è meglio uno meglio che così. Sappia dire che anche no, questo è il mio limite, sì. Rispettalo come sì. Io rispetto il tuo, però questo è il mio limite. Esatto, okay. Esatto, sì, molto meglio. Player, ogni volta che vedi una bella ragazza con cui vorresti provarci entri in ansia perché non sai mai cosa dire, cosa fare per approcciare in maniera efficace? Bene. E allora vai subito nella descrizione di questo video, entra in contatto con noi e ti aiuteremo a risolvere tutti quanti i tuoi problemi a livello sentimentale. Muoviti, player. Ok, abbiamo snocciolato un bel po' di errori, di conseguenza i motivi per cui una ragazza lascia un ragazzo durante una relazione vengono un po' da sé, quindi l'uomo mette la donna sul piedistallo, quindi diventa dipendente da lei, ha zero vita sociale, diventa geloso e ha paura di perderla. Questi sono tutti i motivi per cui un uomo tendenzialmente viene lasciato durante una relazione. Poi abbiamo anche il si è trascurato appunto esteticamente, è ingrassato molto, magari c'ha anche a livello proprio igienico, magari si trascura parecchio, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Poi abbiamo inserito anche l'insoddisfazione a letto. Cosa ne pensate? Vale, tu che ne stavi parlando prima. Può essere l'insoddisfazione sessuale che ti porta a perdere l'attrazione, a perdere la voglia di impegnarti in quella relazione a tal punto di dire
guarda che è finita. Sì, per me è stato così, sì. ben due volte. Le mie ultime due relazioni sono finite per questo, entrambe durate più o meno due anni mm-hmm. e mezzo, e con entrambi convivevo, cioè vivevano a casa mia in realtà, perché io vivo in affitto da 8 anni ormai, e quindi loro vivevano a casa mia, pagavo io l'affitto, pagavo io le bollette e tutto. Era una situazione un po' strana con uno, perché purtroppo aveva grossi problemi economici e vabbè, io ho detto beh, vieni, poi insomma quando potrai mi darai un contributo, cioè va bene. Con l'altro poi qualcosa mi dava, però era un po' strano. Però con entrambi è finita allo stesso modo, che la cosa è andata scemando. Cioè posso capire che la convivenza è pesante, che dopo un po' ti passa la voglia, però entrambi si sono un po' svaccati, si sono lasciati andare. Ma a chi passava la voglia? Più a te o più a lui? Ma secondo me prima a loro e poi di conseguenza a me. Perché ci sono stati dei periodi in cui li vedevo che uno addirittura non me l'ha mai leccata in 2 anni perché non mi piaceva. Ok. Tipo mi sono stra incazzato, ho detto ma cioè nel senso ti fa schifo? Cioè, e tu glielo dicevi proprio? Io c'era un tuo bisogno che tu li comunicavi? Ma sì, cioè, gliel'ho fatto più e più volte, abbiamo parlato anche con una sua amica, con una delle sue più care amiche, e gli fa no, cioè, devi leccargliela, che cazzo è? E lui non era sconvolto da sta cosa, e più e più volte io insistevo, cioè una volta ci ha provato ed era là tipo tipo che schifo, boh, vabbè, vaffanculo, cioè sembra che non so faccia schifo, ci resto anche male. Una volta cioè mi sono seduta sulla sua faccia tipo si è no aiuto, cioè proprio mi faceva strano. Ma è sempre stato così? Lui sì. E poi una cosa sua non l'ha mai fatto, suo cugino uguale, che schifo, vabbè, Ok, quindi c'era questa incompatibilità sessuale alla fine. Sì, questo, a parte questo, che all'inizio potevo anche passarci sopra, però poi a una certa non voleva più baciarmi con la lingua, non voleva neanche più baciarmi, no, mi fa schifo, non mi piace più, sono diventato assessuato, cazzo, cioè, ripigliati, cioè non ero io il problema, era lui in realtà, però poi questa cosa c'è andata a finire che l'ho mollato perché insomma non andava più. E con quello dopo è successa più o meno la stessa cosa, lui me la leccava però, e che poco alla volta, sempre meno, e da parte sua sono stanco, domani devo svegliarmi presto, devo lavorare, ho mal di testa, non ho voglia, oppure si metteva a leggere. E sono contenta che ti leggi i tuoi libri di crescita personale, di marketing, di business, di strategie aziendali, fighissimo, però cazzo, non ci vediamo da tutto il giorno, io sono lì a letto così, e tu stai là con il libro, e io tipo te lo chiudo, no, che sto leggendo, cioè, Cristo, va bene, cioè, ci sta che ti ritagli i tuoi momenti, però siamo qua a letto. E lui uguale, sempre meno, poi io proprio me la son presa sul personale, e gli ho detto, cioè, sai dei problemi che non riesci a risolvere da solo, perché è palese che c'è qualcosa nella tua vita che ti sta bloccando, a livello sessuale proprio ti impedisce di, cioè non ce la fai, c'è qualche problema, ma io non sono uno psicologo, cioè se vogliamo stare assieme, perché stiamo bene assieme tutto, ma sta cosa non va e sta rovinando tutto il resto, vai da uno psicologo, andiamo a fare terapia di coppia, cioè nel senso parlare con qualcuno, non far terapia di mesi, ma cioè capire qual è il problema. Sono disposta ad aiutarti. Farò, non l'ha mai fatto, l'ho lasciato. Ok. Sere, chiedo invece. Brava. Non è infatti ti chiedo a te, Sere, secondo te, anche perché magari hai avuto modo di conoscere tante ragazze, quindi di confrontarti anche su vari argomenti, una donna che è intenzionata a lasciare l'uomo, perché ha detto ok, basta, lo fa perché ha già il paracadute di un prossimo uomo lì all'angolo che la sta aspettando, oppure lo fa e poi dopo un po' cerca il prossimo uomo? Secondo te le donne mediamente come si comportano? Da quello che ho potuto notare, ma non parlo di me, la maggior parte hanno già un altro uomo. Purtroppo, mi dispiace, perché io sono la prima che dico alle mie amiche, ma prenditi del tempo per te da sola,
per elaborare magari la cosa. Io ho tantissime amiche, e anzi la maggior parte delle mie amiche sono passate da una relazione seria di 6 anni subito dopo nel giro di un'altra, che poi è durata magari altri 3-4 anni o che perdura tuttora. Io ad esempio, per come sono fatta io, no, io ho bisogno di un tempo lungo proprio per rielaborare, stare da sola, ma forse probabilmente perché io sono magari più predisposta a stare da sola rispetto ad altre persone. Però vedo che nella maggior parte dei casi, almeno per quello che sono le cose che ho potuto vivere io come esperienze vicine, proprio è perché hanno già qualcun altro dietro. Quindi ancora prima di lasciare, sì, l'attuale partner, iniziano a guardarsi intorno e dice, sì, ok, ho trovato uno che effettivamente è migliore. Sì, sì. Io ad esempio non... Perché secondo te? Io ho bisogno di tempo. Non lo so, sinceramente. O è per paura di stare da sole, o è perché si sentono meglio quando stanno all'interno comunque di una relazione. Magari è un istinto, diciamo, che è inconscio in noi donne, che siamo un po' quelle che hanno, tra virgolette, paura di rimanere da sole, zittelle, perché, oddio, quella da sola, zittella, gattara. Quindi piuttosto che star da sola, no, 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 è giusto, piuttosto che star da sola, io già mi guardo in giro e mi preparo, sì, così non devo subirmi un periodo, che sia anche una settimana, un mese, 6 mesi, un anno, in cui sono da sola, non ho un supporto di qualcuno, devo cavarmela. Non è facile, lo sappiamo tutti, sì, quanti. Sì, sì. Piuttosto che far così, mi preparo, inizio a conoscere qualcun altro, appena trovo qualcuno che effettivamente è migliore, ciao amore mio, vado a quest'altra persona. Vedo, e magari lo fai, magari la donna inconsciamente ha già pensato di lasciare l'uomo, ma fino a quando non trova un uomo che per la sua testa è di valore, non molla l'attuale relazione. A noi arrivano in consulenza veramente tantissimi ragazzi che dicono, io mi sono mollato da 3 mesi, 6 mesi, un anno. In questi mesi, in questo anno, non sono riuscito a mettermi in gioco, a rimettermi in gioco, non so più come fare, eccetera, eccetera. E quando chiediamo, giusto per curiosità, alla ragazza, no, no, la ragazza mi ha mollata e il giorno dopo era già con un altro, oppure mi ha mollato e già stava si stava sentendo con un altro da una settimana. Ho scoperto, esatto, ho scoperto che c'è un ragazzo che appunto ho seguito io, ho scoperto che in realtà era da 2 mesi che questa ragazza stavano convivendo, si erano trasferiti assieme, eccetera, eccetera. Ho scoperto che da 2 mesi questa si stava già frequentando con un'altra persona, poi ha deciso di mollarmi. Poi, per carità, non è che sono tutte quante, no, così, no, però ci sono tante ragazze. Però la maggior ragazze, parte sì, perché sì, è proprio sì, parte dell'istinto. Sì, sì, dicono, io in questo momento vorrei mangiare 10, sto mangiando 2, ma piuttosto di mangiare 0 per X periodo, per poi trovare il mio 10, dico, trovo il 10, nel frattempo continuo a mangiare 2, perché non si sa mai. Mi tengo il 2 finché non trovo il 10, appena ho tenuto il 10, parto dal 10, boom, perché 0 non voglio mangiare. Perché è meno rischioso, è più facile, sì, certo, soffri di meno, esatto, eccetera, eccetera. E infatti arrivano parecchio distrutti in chiamata dicendo, sì, sì, raga, c'è una situazione in cui, cioè, mi ritrovo col culo per aria. E... per fare in modo che ciò non succeda devi essere un cazzo di 10, porca vacca. Sì. Sempre. Ma secondo me è un po' metà e metà. Perché per come sono fatta io, per quello che è successo a me, per quello che ho visto delle mie amiche, cioè a me sono successe entrambe le cose. Mi è successo di uscire da relazioni lunghe, pesanti, tossiche, in cui si soffriva, ci si prendeva, mollava, cioè drammi, che là proprio ho detto basta, finita una volta, ho detto basta, cioè adesso, cioè, no. E sono stata parecchio da sola, perché proprio ho detto no, ce la faccio più. E poi ci sono state anche magari dopo, non dopo relazioni serie, ma magari dopo qualche frequentazione finita male, che mi rompevo proprio il cazzo e basta, cioè no, non voglio niente, nessuno. Oppure è finita, cioè con l'ultimo è finita che noi adesso tuttora siamo molto amici, siamo molto legati, perché ci volevamo un sacco di bene, ci trovavamo un sacco, cioè come persone c'era un sacco di intesa, un sacco di feeling. Però siamo andati in vacanza l'anno scorso, siamo andati 2 settimane in Grecia, abbiamo scopato una volta. Però a livello di proprio persona, cioè, ci troviamo un sacco, ci vogliamo un sacco di bene, però siamo diventati tipo fratelli. Infatti tuttora, che ormai è passato quasi un anno quando ci siamo lasciati, ci sentiamo tutti i giorni. Lui è andato in Australia a lavorare, ci facevamo le videochiamate, quando torno a casa ci vediamo, ci siamo proprio amici. Ho perso il filo del discorso. ecco, io stavo con lui e
E ho passato tipo, penso, gli ultimi 6 mesi della relazione a non capire che cosa volessi, perché da una parte ci stavo da Dio con lui, però dall'altra non scopavamo più. Mm-hmm. E quindi io volevo risanare questa cosa, perché volevo stargli vicino, aiutarlo e dire dai, andiamo a parlare con qualcuno, però io mi sforzavo, mi impegnavo, dai, andiamo, farò, i mesi passavano, cioè, ma certo. Che cazzo. Quindi probabilmente a un certo punto qualcosa si è rotto, però non siamo riusciti ad aggiustarlo in nessun modo e col passare dei mesi io mi staccavo sempre di più, finché una certa non ero pronta da mettere a me stessa che era finita, perché mi dispiaceva, mm-hmm. perché potevamo, secondo me in qualche modo si riusciva a sistemare. Deve però, essere un 50-50. Però è andata certo. Così e quindi io probabilmente negli ultimi mesi avevo già capito che finiva. Ok, però domanda. Ho voluto tirarla avanti finché non sono andata in vacanza e per puro caso ho conosciuto un ragazzo, l'ho tradito. E sono tornata a casa e l'ho mollato e gli ho detto guarda mi dispiace ma stavi aspettando il pretesto. No, in realtà non stavo aspettando il pretesto perché io ero convinta di poter salvare la cosa, cioè fino alla io non sono andata in vacanza con l'idea, cioè non stavo cercando altri. Sì, sì, questa è la sindrome della croce rossina, sì ma questa no, si aprirebbe proprio cioè non è che cioè, no, ma io esiste proprio questa io cosa io ti sto qua. Vicino sì, però vai a parlare con qualcuno, risolviamo certo. Perché io voglio stare con te però. E poi è successo che ho conosciuto una persona, l'ho mollato, okay. Però non era perché non volevo stare da sola. No, sì, certo, certo. Volevo far andare questa cosa, poi ho conosciuto una persona e mi ha fatto capire, ho detto, ah, ok, questo è quello che voglio in una relazione, esatto. Non quello che ho adesso. Okay. Okay. Domanda, in che modo di solito lasciate un ragazzo? Raccontate le vostre esperienze. Vai, Sere. Allora, penso nel 99,9% delle relazioni ho lasciato io. Mm. E di solito parlo e dico quello che non va bene. Allora, di solito mi accorgo che c'è qualcosa che non mi va più e ne parlo. E quindi comincio a parlarne una volta, due volte, tre volte. Nelle relazioni che ho avuto quasi sempre o non vengo ascoltata oppure vengo inizialmente ascoltata e assecondata in un modo quasi forzato su quelle che sono le cose che a me non vanno bene. Che poi il mio discorso di solito di quando dico che c'è qualcosa che non va bene, non dico a me non va bene, ma per la nostra relazione, cioè va bene come coppia tutto questo che sta succedendo? No, non penso che vada bene a me come a te, però l'altra persona di solito cerca di assecondare solo me al fine di far contenta me, ma lo vedo che lui non è contento e quindi di solito... Lui cerca di assecondarmi, di venirmi incontro, di tappare quello che non va bene a me, trascurando se stesso, e dopo un pochino io mi stufo, oppure dopo un pochino lui sì, ma proprio sei arrivata al limite. Sei arrivata al limite, okay. Che cosa fai? Che cosa gli dici? Come lo dici? Cioè, come glielo fai? Dici, ti inventi è una finita. Scusa, cioè, scappi. Tu sai, hai capito che è finita. Di cosa solito fai? Io glielo dico prima e poi quella cosa a lui, boh. Cioè, o la dimentico, gli sfugge o fa finta di niente. Ok, quindi il tuo metodo è prova ad avvisarlo. Sì, provo se ad non avvisarlo. Si sveglia vuole un calcio in culo. Sì, ma in che modo? Dammi un calcio in culo, tu mi vuoi lasciare. Basta. Cosa gli dici? Non provo più niente per te. Ok. Non okay. Può più andare avanti così perché okay. Ho bisogno di qualcos'altro. Okay, ok, quindi questa è in modo così, dal vivo di persona di solito. Sì, okay. Sempre, e tendenzialmente hai sempre lasciato in questo modo qua. Sì. Okay. Ok, con te Vale invece era diverso, hai fatto in modo diverso? Ma più o meno anche, cioè ci parlo ovviamente di persona e cioè, non provo più quello che provavo prima. Lo dici cioè, proprio? Ok. Ti voglio bene ma non... Ok, quindi non c'è stato mai un modo stronzo in cui avete lasciato qualcuno? Non so, siete spariti, siete ghostate, no, cioè avete ghostato? A me hanno sempre ghostato gli altri, sono spariti gli altri. E nella prima relazione che ho avuto, quella lunghissima e super complicata, lui mi mollava ogni 2 per 3. Abbiamo fatto un anno, mi ha mollata, poi siamo tornati, dopo di nuovo, dopo ancora su e giù, e 2 anni e 3 anni, e poi non ci siamo sentiti per mesi, poi è tornato, siamo tornati, cioè... Però mi mollava lui tutte le volte. Ok, va bene. Penso ci siamo. Vai. Un modo divertente che ho avuto di mollare il tipo è stato aspettarlo sotto casa sua. Dopo che, allora ho detto: ma sì, dai,
vado a trovarlo al bar dove lavora, poi ero con dei miei amici, sono andata a trovarlo in chiusura, ciao, tutto bene, vedo che mi ha guardato strano, perché poi lui aveva una relazione con una sua collega segreta, no? E aveva detto a lei che io ero la pazza, che ogni tanto ancora si presentava, c'è tutta una cosa strana così, vabbè. E quando lei mi ha visto, mi ha scritto un messaggio su Messenger, avevo ancora installato Messenger all'epoca, adesso l'ho disinstallato, e mi ha scritto, possiamo vederci? Io ho detto, vabbè, io già mi puzzava la cosa, perché secondo me io ho avuto un sesto senso quella sera di passare di là a salutarlo, quando poi ero con i miei amici. Niente, lei mi ha raccontato tutta la cosa, che aveva una relazione con lei, che lei era già andata a casa sua di lui, così io tipo oddio, io mi vedevo con lui da almeno 7-8 mesi. Ho detto, e cosa hai fatto di divertente? E niente, io l'ho aspettato fuori casa sua, finché è arrivato, ah amore sei qua, niente, gli ho tirato giù un sacco di merda e tutto quanto, lui ma no, ma come, ma non è vero, eccetera eccetera. E niente, poi gli ho rigato la macchina. Lo sapevo, lo sapevo. Sopra, poi lei strisciato la macchina, sì. Perfetto, direi che con questa possiamo chiudere l'episodio. Pensa a te. Quindi attenzione alle vostre macchine, perché qua è un attimo. Va bene, e pensare che mi aspettavo un qualcosa di più, non so, forte, cioè abbastanza tranquillo. Va bene. Va bene, direi che ci siamo. Ok, player, come al solito, se ti piacciono questi temi, mi raccomando, lascia un bel like e seguici per non perderti le altre puntate. Se ti interessa approfondire quelli che sono i nostri percorsi, trovi tutto quanto nella descrizione di questo video. La puntata di Seducimi finisce qui e noi ci vediamo nella prossima.